Bentornati, ragazzi! Con lo schermo su parabrezza, Edo e Cane Secco sembrano sulla strada giusta per migliorare la sicurezza su due ruote. Ora è giunto il momento di progettare i dettagli. Allora, io ho fatto delle prove a casa sul mio scooter che fa schifo e ho provato ad applicare delle cose sul parabrezza rischiando di rompere tutto. Non è semplice. Oggi ti ho portato un regalo. Ah. Un parabrezza. Quindi noi adesso dobbiamo metterci qui e capire, perché secondo me le prove che hai fatto a casa, cosa hai fatto, dei buchi tutto col trapano sul tablet. Sul tablet, sì. Bravo. Esatto. Come poterlo applicare a sto parabrezza? Ok. Sembra passato un secolo da quando abbiamo iniziato questo progetto e ancora non sono riuscito a utilizzare lo scotch e fare le mie zozzate attaccando cose male. Forse oggi è la volta buona. Edo e Matteo si stanno chiarendo le idee, ma non sanno chi sta per arrivare. È salito in sella per la prima volta a 4 anni e da allora non ha mai smesso di dare gas. Oggi è una bandiera italiana del MotoGP. Chi vuole vincere deve fare i conti con lui. Direttamente dalle piste del Moto Mondiale, Andrea Iannone. Siamo partiti da 3 progetti, ne abbiamo scartati 2 ed è rimasto questo. La nostra idea è quella di andare a mettere su un parabrezza un device per evitare di andare in giro col telefonino in mano, quindi staccare le mani, distrarsi, tutte queste cose. Esatto. Pensavamo di applicare un display più o meno di questa taglia, messo più o meno in questa zona, in maniera tale che non si debba distogliere troppo la vista dalla strada e tutto. Secondo me c'è da valutare solamente l'ipotesi di provare ad evitare il dispositivo fisico, diciamo, sul parabrezza. Ah, certo. Quindi cercare di capire se si può evitare questa cosa qua, perché secondo me potrebbe ridurre la visibilità. Io non so se tecnicamente si può fare, però a questo punto sarebbe fico avere le informazioni direttamente sul parabrezza, sì, tipo proiezione, secondo me questa... quello sì, anche perché riesce a vedersi attraverso. Se potesse perché fare, alla fine sarebbe una i figata, contenuti sono molto semplici, non c'è bisogno di interattività, si tratta di navigatore, notifiche, quindi le cose che ti fanno capire lato telefono, se devi fermarti, rispondere o fare cose. C'è qualcosa di importante, sì, di urgente oppure... la nostra priorità è quella veramente di non staccare mai le mani. Vabbè, è fondamentale. Ragazzi, secondo me siamo arrivati a un buon compromesso, che è quello della proiezione. Voi cosa ne pensate? Adesso è il momento del mio rituale, lo faccio ogni volta, vai. È il momento della selfie. Vai, vai, vai. Ragazzi, ora abbiamo davvero bisogno di unire le idee. Aiutateci inviandoci i vostri suggerimenti su mixtalents.it. Seguiteci e partecipate alla missione su mixtalents.it.